Basta, dai, per favore, basta, basta, basta. 8:30, ha smesso da pochissimo di piovere e tirare vento. Qua la situazione è una merda. Adesso provo a aprire. Dai, alla fine tutto sommato devo dire che non è andata malissimo. Questo picchetto qua, ovviamente l'ho rimesso io adesso, durante la notte anche l'ho dovuto rimettere più volte perché il vento arrivava proprio da qua, schiacciava tutta la tenda e questo picchetto qua si mollava. E questo qua si è mollato. E qui c'era la mia testa. Questo picchetto qua si è mollato e quindi poi la tenda era tutta schiacciata su di me. Però dai, a parte che si è bagnato il pane, infatti vabbè non è zuppa, però è pan bagnato. Sacco a pelo asciutto, dentro io ero asciutto. Ho paura che torni nuovamente a piovere. Airbnb come al solito quando vado in crisi, però va che Airbnb. Ho sbagliato tutto di nuovo. E vabbè, ho passato 3 giorni qua, col bagno privato, doccia. E vabbè, per me è un fallimento, ho speso soldi e niente, però ha piovuto tutti questi giorni. E ora il tempo è così. Vediamo se si vede qualcosa. Mannaggia, i pescetti. E io devo andare di qua. Bel panorama, dalla camera. Adesso vi faccio vedere il sopra com'è. Allora, questa è la porta della camera. Ballatoio. Altra camera vuota. Altra camera vuota. Scalette. Bellissime. Tac, tac. Tac. Porta. Si passa. Dai. Panorama, tenda ad asciugare lì da 2 giorni, zona ristorante dove ho mangiato in questi giorni, zona aperitivo, sempre col panorama dove ho fatto l'aperitivo, qua zona chiacchiere con i miei amici immaginari, ci mettiamo sul divano con qualcosa sul tavolino, reception, se vuoi anche. Ma tanto non c'è nessuno e basta. Cos'è che abbiamo qua? La cucina. E dai, ho passato qua, mi sono cucinato un sacco di verdure, di cose, ho mangiato veramente tanto in questi giorni. E qui è splendido. Vinili storici, foto storiche. Casa Blues si chiama, Arcos della Frontera, un posto veramente splendido. E Diego, quello che fa il check-in e il check-out, che bello, veramente gentile, è veramente stato gentile. Poi è un appassionato di trekking e di camping, aveva anche un negozio di attrezzature sportive, quindi mi ha dato un po' di consigli anche sulla tenda. E qua è incredibile, quando c'è il sole è incredibile, adesso purtroppo insomma è così. Adesso vi faccio vedere anche una chicca che mi piace tanto. Questo è una ovile, canile, ovile, sì, boh, ci sono galline, polli, pavoni e
asini e tutto qua, c'è il fiume. Infatti noi siamo così su questa roccia a picco con i terrazzini della casa, sopra c'è la parte alta del paese e qui anche penso sia zona parco naturale, pieno di uccelli, insomma tutta la notte un gran concerto tra asini, ogni tanto parte proprio tutti assieme, fanno un gran casino, però hai dormito bene lo stesso, poi dai, è bello. Questo penso sia un bacino artificiale, io comunque devo andare in questa direzione, non ho ancora deciso se fare il lato un pochino più corto di chilometri ma con più salita o quello un po' più lungo con meno salita, comunque tanta salita. La differenza è 1500 metri di dislivello contro 1700, quindi tanti metri devo fare, ma li suddividerò in 2 o 3 giorni, adesso vediamo. E qua sembra quasi un po' spuntare, un po' di luce. Speriamo, speriamo, dai, riparto, è difficile. Quando piove per così tanti giorni di fila è veramente difficile, per me è stato difficile. Ho dovuto prendere questa scelta, comunque ho speso 100 euro per stare 4 giorni tra stare e mangiare. E per me è appunto un fallimento perché insomma per fare viaggi lunghi non è che bisogna cercare di essere più possibile autosufficienti. E sto cercando di imparare meglio anche a gestire l'umore quando il clima non è buono, purtroppo però io perdo tante energie quando non mi sento bene, ho anche meno forza, faccio fatica a fare tutto, diventa tutto più difficile, quindi ho avuto una crisi isterica fondamentalmente. Ho trovato questo posto splendido e ho detto vabbè dai, investo sti soldi, mi fermo qua, faccio un reset, ma che bello che è. Questo poster di Tom Waits è splendido con i brillantini. Magari faccio un video. E quindi niente, volevo fare una riflessione su questo che non è sempre facile, però. Osti, ma cos'è qua? Ho fatto malissimo la barba. Adesso mi vado a rifare la barba, non me l'ero accorto. Non è sempre facile, però dai. Ho voglia di ripartire e di riaffrontare. Devo imparare a fare meno durante la giornata e non arrivare al limite dello stremo delle forze fisiche, ma soprattutto mentali. Va bene, ci provo. Meglio, no? Va bene, dai.